Benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me, a tutti quei protagonisti che hanno reso questo filone ormai famoso in tutto il mondo, forse più oggi che ieri. E con noi in questa puntata abbiamo un produttore, un distributore, un talent scout, il re della discografia indipendente. E se vi dico il Bazar di Pippo, chi vi viene in mente? Bene, oggi con noi abbiamo il grande Pippo Landro. Ciao, 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 ciao Massimo, ciao a tutti, ciao. Bene, Piacere di ti essere qui. ringrazio per la tua disponibilità di essere qui con noi e sono anche emozionato. Beh, sono diventato anche rosso, lo vedi? Ma perché? Sai, con una persona come te, con un punto di riferimento per la musica, averla qui, insomma, diciamo, con Vabbè, noi. diciamo che abbiamo contribuito a rendere l'Italo Disco nel mondo importante. Ecco. Bene, allora raccontaci un attimino, diciamo, i tuoi inizi, come ti sei avvicinato alla musica e fino ad arrivare a oggi, con degli aneddoti, perché a noi ci piacciono aneddoti, eh? Ma quando partiamo adesso e finiamo fra 2 anni? Non lo so, dimmi tu perché Guarda, devo fare la mia storia. guarda, io ho un bicchiere d'acqua, ce l'ho. Posso andare avanti un Beh, paio di vabbè, giorni. comunque no, a parte che chi mi conosce chiaramente sa un po' di storia nostra, però giustamente è giusto farla, ma la faccio per sommi capi, perché veramente se mi devo mettere a fare tutta la mia storia, No, ma ci no, vuole. raccontaci le cose La cosa importanti, principale, ti devo curiose, dire anche curiose. che chiaramente la musica mi ha accompagnato sin, posso dire, dalla nascita, cioè avevo 6 anni quando ho cominciato a suonare. Proprio che ho cominciato a suonare la fisarmonica a 6 anni e da là è stato tutto un amore continuo con la musica che continua ancora adesso, che sono passati ben 60 anni da quel punto là. Con la musica, chiaramente, ai tempi, negli anni 60, 70, si facevano anche i complessi, no? I gruppi famosissimi degli anni 60, e ecco, io con i Gens ero uno di quelli dei gruppi che andavano per la maggiore ai tempi, che abbiamo fatto anche tanti dischi d'oro, abbiamo vinto un Cantagiro, un Festival Bar, con Perchin, Fondo al Viale, insomma, abbiamo fatto un po' di casino, ecco, in quegli anni là. Dopo di ciò, gli anni cominciavano a passare e tutto, da là sono andato a fare un primo negozio di dischi, ho fatto un primo negozio piccolino. Poi da quello là ho visto che la cosa mi piaceva molto perché mi aiutava a stare sempre nella musica, chiaramente, e ho creato il famoso, sì, posso dirlo senza falsa modestia, il famoso Bazar di Pippo di Viale Tunisia, che è stato forse uno dei miei posti, Che era lì a sì, Milano, a ovviamente. Milano, che è stato, posso dirlo senza problemi di falsa modestia, forse uno dei negozi di dischi di importazione più famoso in Italia. Lo dico perché nel Bazar di Pippo arrivavano veramente gente da Trapani a Domodossola, cioè da tutta l'Italia arrivavano per venire a prendersi i dischi di novità, i dischi di importazione, che ai tempi non avevamo i dischi di importazione. E devo dirti che a quei tempi là ho contribuito anche molto come negoziante a diffondere la dance in Italia. La dance, tant'è vero che credo i più grandi DJ italiani del tempo, le più grandi discoteche, le radio che ai tempi cominciavano, venivano da noi al Bazar di Pippo a prendere tutte le novità, dai più grandi, da Leopardo, Radio International, Cecchetto, tutti, dico tutti, non ce n'era uno che mancava all'appello, e venivano quindi a prendere i dischi che poi diventavano i successi dei tempi, no? Quando io importavo, ero soltanto importatore, mi ricordo che, non so, ti dico soltanto due o tre titoli, non lo so, ma ce ne sono tanti, no? Come faccio a dirti che Sì, infatti.
che importavo io e poi diventavano dei successi, chiaramente, no? Patrick Hernandez, ecco, era uno di quelli, ma tantissimi, tantissimi. E allora, vedendo che quando importavo i dischi poi si vendevano tanto e poi le case discografiche li vendevano, li stampavano e li facevano, ho detto perché non lo faccio io a quel punto là. Quindi mi sono preso il mio bel aereo, era gli anni, non mi ricordo, 80, credo, qualcosa del genere, ho fatto un po' di giro del mondo e ho preso direttamente, mi sono fatto mandare i dischi e ho creato la New Music come import e distributore di dischi, e con quella ne abbiamo fatti tantissimi di successi, chiaramente, con come distribuzione, prima la famosissima Los 40, una compilation che ha battuto tutti i record, anche quelli della compilation di Sanremo, tutto, oltre 200.000 copie, mi ricordo, perché erano tutti dischi fatti di importazione. Meno fatto quello, allora abbiamo cominciato a creare, oltre che distributore, la New Music, anche produzioni, e produzioni che abbiamo fatto lanciando, adesso non, anche là, come faccio a dirti tutti, però te ne posso dire, lanciando brani mondiali come, che ne so, adesso Black Machine, OG, la famosa, lanciando artisti come Neja, come Typical, come Lady Violet, come un casino. E poi anche la cosa più bella è che a quei tempi là sono venuto a incidere per la New Music delle grandi star mondiali degli anni 70, come Gloria Gaynor, come Sister Slade, come Jimmy Bourne, come Jimmy Cliff, cioè era diventata una cosa molto bella. Ma ti voglio dire, Filippo, una cosa, tornando un attimino indietro, ma quando, diciamo, ecco, sia nella New Music che anche nel bazar di Pippo, nel negozio, ma il fiuto che te avevi per scovare un successo che poi i DJ compravano e poi rendevano un successo reale tramite le radio, cioè il tuo fiuto, da dove nasceva? Figlio mio, non si tratta da dove nasceva. Come si dice in gergo, sì, non voglio sembrare immodesto, però ormai la storia parla per me. Il talento o ce l'hai o non ce l'hai. Non si inventa. Te l'avevi già dentro. Non si inventa. Tanto è vero, ti dico che io i dischi li sentivo per telefono. Sentivo dall'estero per telefono. Quando sentivo il disco, dicevo, questo mi piace, mandamelo, questo non mi piace, non me lo mandare. E succedeva sempre così, insomma, ecco, che sentivo i dischi, quelli che erano, e credevo che potessero funzionare, e funzionavano. Mi ricordo quando ho sentito, ormai eravamo già con tanti successi alle spalle, però quando ho sentito Technotronic, mi ricordo quella volta la Pam Pam The Jam, e l'ho sentita al telefono, ho detto questa è una bomba, proprio una roba, e l'avevano preso in tutto il mondo, l'avevano preso tutte le major in tutte le parti del mondo, conoscevo il produttore e abbiamo preso quel disco Technotronic per l'Italia, che ha battuto tutti i record, perché aveva, nello stesso momento c'era ai tempi Disco Ring, quelle trasmissioni televisive, aveva quattro brani dall'album nei primi 10. E insomma, erano belle cose. Poi sai, quando vedevi che il tuo disco, che tu sentivi un disco che poi funzionava e vedevi che faceva successo, era una bella soddisfazione, insomma. Cavolo, me lo immagino. Un bellissimo fiuto, poi grandissimi successi. Insomma, hai toccato Typical, Neja, insomma, grandissimi veramente successi. Tanti, no, ma tanti, ma poi fa parentesi, erano gli anni in cui poi la Italo Dance, diciamo così, la dance made in Italy, comandava, dominava veramente nel mondo, cioè ai tempi c'era il Midem di Cannes, il Midem che si faceva a Cannes, che si faceva una volta l'anno, chiaramente, non era come adesso con internet, dove si riunivano tutte le case discografiche, tutte del mondo, proprio era una cosa incredibile. E mi ricordo che quando arrivavamo noi, con me c'era, ti ripeto, Lombardoni, c'era la media, c'erano
6-7 etichette italiane che dominavamo il mondo, e quando andavamo noi eravamo inseguiti letteralmente dagli altri indipendenti dell'estero, perché cercavano di prendersi licenze nei nostri dischi. Quindi abbiamo veramente dominato il mondo. È la verità questa. Tanto è vero che con i miei artisti, vedi Black Machine piuttosto che Neja, piuttosto che Lady Violet, andavamo in giro per il mondo, cioè proprio per il mondo, dall'Argentina a Giappone, all'Europa, in Africa, dappertutto andavamo, perché la musica Made in Italy a quel tempo era la numero uno. Sì. Purtroppo per tantissimi motivi, ed è il mio cruccio, per tantissimi motivi poi ce la siamo lasciata fregare dall'estero. I risultati li vede adesso, che tanti DJ molto più furbi di noi chiaramente stanno riutilizzando la dance Made in Italy di con chiaramente attuale, con il suono attuale, ma stanno copiando tutti da quella dance. Vero. Ti ricordi qualche aneddoto carino da darci negli anni '80? Ma non c'è niente. Legato a qualche protagonista, o qualche progetto, a qualche DJ, qualche aneddoto. Ma te ne posso dire, non so quanti te ne posso dire, ma avrei da scrivere un libro. Infatti me lo dicono tutti di scriverlo, ma non mi sento uno scrittore, quindi non. No, però ce ne sarebbero da scrivere, insomma, anche perché la storia della musica dance è nata, diciamo così, con il bazar. Cioè, quando c'era la musica dance, la Philadelphia ai tempi, la Philadelphia All Star, la Miami Sound Machine, la importavo io, mi ricordo. E le radio, 101, ai tempi che stava cominciando Radio DJ, c'era già 105, venivano da me a prendere i dischi, sentirli e poi passarli nella radio, e quindi diventavano successi. Ma certi brani, per dirti, c'era un DJ come Leopardo, buon'anima, che era il numero uno per me, che veniva a mezzanotte in negozio da me per non farsi vedere dagli altri DJ, e veniva e mi diceva: Pippo, ci vediamo verso le 11, mezzanotte, ti dispiace, ma figurati, io ero là che aspettavo. Sentiva le novità, si riprendeva, l'indomani alle 2 di passare, e tutta la gente subito andava a cercare i dischi. Queste erano cose molto belle come si dice, sono orgoglioso perché abbiamo contribuito alla cultura musicale, che purtroppo oggi si sta perdendo, ma l'abbiamo contribuito a fare. Mi ricordo quando venivano brani come Let's Clean Up the Ghetto, come Only the Strong Survive, tutti quei brani della Philadelphia. Un aneddoto. Mi ricordo la prima volta, guarda, che è arrivato un disco sulla Sugar Hill Gang. Metto questo disco, eravamo in 5-6 DJ a quel tempo là, in negozio, metto questo disco e comincia a fare il rap, e non la smetteva più, continuava, e noi ci guardavamo in faccia, cominciamo a ridere tutti, perché questo non la smetteva mai. Era il famoso Rap the Light, di Our e questo continuava a stare il primo disco rap, e noi, ma non la finisce più questo qua. Ed era nato il rap a quei tempi là. Insomma, ce ne sono da dirti veramente, o che ne so, a parte che il bazar era veramente un luogo di cultura musicale. Posso dirlo adesso, dopo 40 anni, 20 anni, perché c'è la bella musica. Cioè, chi non capiva di musica difficilmente veniva nel mio negozio, perché veniva mandato via. Ma non scherzo, era la verità. Mi ricordo una volta che c'era Leopardo in negozio, e arriva un ragazzo
sta mandando un disco, non ve lo ricordate chiaramente, di Ashford Simpson, c'è un disco bellissimo, o di Diana Ross, adesso non me lo ricordo, The Boss, posso dire, non mi ricordo, è un disco bellissimo. Arriva questo ragazzo e fa: ma cos'è questo disco qua? Mamma mia, che brutto! Leopardo viene accanto a me e fa: Pippo, o lo butti fuori questo qua, o io me ne vado. È la verità, o lo butti fuori, senti, guarda, fuori. Cosa fa fuori? Detto, per cortesia. Detto, prima impara la musica e poi vieni dentro. Questi erano i tempi di quei tempi, quelli là, capisci? Che se uno si azzardava a dire una cosa che non era bella, quando invece era bella, allora chiaramente veniva proprio eliminato. Oggi invece, purtroppo, devo dirlo, oggi chiunque si mette a fare musica, capisci? Ah, cioè, sì, oggi sì, poi alla fine basta un computer. Un computer a casa e fai la musica. Sì, non si fa tutto, sì. Ed è nato il momento in cui siamo adesso, che veramente di bella musica ce n'è molto poca. Comunque, insomma, te sei sempre stato attivo fino a oggi. Eh? Ho detto, te sei sempre stato attivo sul pezzo fino a oggi. Ma io non potrei fare a meno della musica, cosa faccio? Anche se adesso sono vecchio, però sei un po' più, un po' più grande, sei un po' più grande. Non riesco ad immaginare la mia vita senza musica, capisci? Cioè, non mi vedo io che in pensione, che non saprei cosa fare. Io al mattino, se non mi metto in ufficio a sentire dischi, a sentire musica, a sentire cose nuove, mi danno adrenalina, mi danno modo di vivere, capito? Sempre bella musica, però, perché purtroppo oggi di bella musica ce n'è veramente molto poca in giro. Io sono molto curioso. Dietro di te vedo un disco d'oro. Uno? No, lo vedo. Intanto vedo uno, poi vedo New York, vedo... Cosa vedo? Se ti faccio vedere un po'... Ah, ecco, sì. Vedere un po', credo che ce ne siano proprio tanti di dischi d'oro. Ah, guarda che spettacolo! Di dischi d'oro, guarda che ne avremo fatti 40, 50, non so, dischi di platino. Ma dimenticare che, a parte questa musica dance, ma noi abbiamo fatto anche dei successi, non so, tipo Los Locos, sì. I Los Locos con il loro tic tic tac, la Macarena e tutto, hanno fatto, guarda, te lo faccio anche vedere, hanno fatto, non so se lo vedi così. Ah, sì. Hanno fatto dischi di platino, hanno fatto... dischi d'oro, e un'altra che ha fatto dischi d'oro e di platino, il pam pam del Cecilia Kell, il famoso pam pam. Cioè, non erano soltanto dischi dance, ma ce n'erano proprio tanti di dischi di successo che abbiamo fatto noi, tutte le nostre compilation, il Super Estate Latina, tutti i nostri di successi latini che abbiamo fatto, insomma ne abbiamo fatti di... Ma il numero uno qual è stato? Di vendita, guarda, io un numero uno assoluto, no, numero uno adesso esattamente proprio no, ma io credo che i dischi più forti che hanno venduto veramente e che vendono sempre negli anni sono tre della New Music, guarda, sono Black Machine con AUG, che ormai è un evergreen in tutto il mondo che si balla. L'altro penso che sia il Pam Pam di Cecilia Gale, che ancora oggi, dopo 20 anni, lo ballano tutti. E la mia, come si dice, fiore all'occhiello è Can't Take My Eyes Off You di Gloria Gaynor, che ha venduto ben 13 milioni di dischi. I like you, baby. La gente non lo sa, ma quel disco là è stato prodotto dalla New Music con Gloria Gaynor. Anzi, mi ricordo un altro aneddoto. Quando lei è venuta a Milano, che io sono andato a Parigi a prenderla, perché avevo in testa che volevo fare questo disco, che era un disco già uscito con la Boys Town Gang, da film di Cacciatore, ma io ho detto, se questo disco lo faccio con, negli anni 90, con Gloria Gaynor, questo diventa un hit mondiale. Lei, quando è venuta, non voleva farlo, non voleva cantarlo, perché dice, no, ma questo disco qua io canto i miei dischi, We Survive, tutte quelle cose là. Io ho detto, no, guarda Gloria, tu devi cantare questo.
e abbiamo avuto uno scontro molto pesante in studio, in sala, tant'è vero che lei se n'è andata dallo studio che non voleva cantarlo, se n'è andata piangendo perché io gli ho detto no, guarda Gloria, tu devi cantare questo pezzo qua come te dico io, e quindi no, io me ne vado a battere, gli ho detto a questo punto non so che dite, e è andata all'hotel Hilton, non mi ricordo che se n'era andata. Poi di notte il marito l'ha convinta, dice guarda che Pippo ha ragione, questo disco qua mi ha chiamato, mi ha detto Pippo l'ho convinta, vediamoci studio a cantarla. Ho richiamato tutti i tecnici, tutti è venuto in studio, abbiamo cantato I like you baby, tararara. E ancora adesso mi manda le cartoline per dirmi poi hai fatto un disco della Madonna, perché 13-15 milioni, il disco del... Tutti pensano che questo disco è il disco di Gloria Gaynor, no? Ma invece era un disco che era già stato fatto dalla Boys Town Gang, però il successo mondiale è stato con Gloria Gaynor. Ecco, questi credo che siano i tre dischi più importanti della New Music, da questo. Ma però ce n'erano veramente tanti, ripeto ancora una volta, Restless di Neja, o piuttosto The Color Inside dei Typical, che è stato il disco che per 13 settimane è stato al numero uno della Hit Parade negli anni 90, superando Michael Jackson, ricordo che combatteva con Michael Jackson. Ne abbiamo fatti tanti, ma a parte questo c'è anche del pop, come dicevo, a parte i dischi latini, non so, per dirti abbiamo fatto Mon Petit Garçon della UU. Quello è stato un disco sempre pop, ma è stato un disco che ha fatto un successo incredibile, per tutto. Ecco, tutto qua. Bellissimo, mi sto incantando, guarda. È la verità, ce ne sono stati anche di roba italiana, da Paolo Belli quando faceva tutte le sigle, Signorina Mambo, l'abbiamo fatti tutti, I Modà, mitici. Quando abbiamo pubblicato I Modà, ragazzi, che è stata una cosa incredibile, Studio 3, ma tanti ne abbiamo fatto, veramente tanti di successi, quindi non mi posso lamentare. Dai. Tu sei il re, ovviamente. Ma comunque, arrivando a oggi, siamo arrivati, diciamo, alle ultime novità, perché come ho detto, te non ti sei mai fermato. Assolutamente no. Non posso. E ora che cosa? Perché te ti hai fatto ascoltare anche qualche giorno fa un pezzo. Ecco, arriviamo a oggi. Ma guarda, allora, per parlare di questo pezzo che si tratta appunto di Sibel Shade, la mia incazzatura, diciamo così, dicevo, quando sento i dischi di Purple Disco Machine o di Bob Sinclair che copiano gli anni 80 nostri, la Italo Dance Made in Italy, mi giro, dico io, ma Dio santo, ma è possibile che questi qua ci fregano il nostro sound? Quindi... mi sono imputato e ho detto no, guarda, faccio un disco Italo Dance come deve essere fatto, internazionale, quindi con gli studi internazionali o meno, certo. Moderno, e abbiamo fatto questo disco qua, proprio Italo Dance, che si chiama Sibel Shade, proprio per dire ragazzi, non soltanto loro sanno fare, anche noi ancora lo sappiamo fare, e ti dirò, è uscito da qualche giorno, e già in Francia, come in Germania, come in Polonia, mi stanno chiamando dicendo che è bella Italo Disco che state facendo sempre. Beh, insomma, ho detto ragazzi, l'originale è sempre l'originale. Tutto qua. Ma hai fatto anche un vinile di quello? Eh? Hai fatto anche il vinile? No. Guarda, il vinile che ho fatto l'ultimo è stato di Good Time delle Sister Sledge, fatto da gli MFX2, un altro gruppo adesso attuale che c'è Marco Fratti degli FPA Project. Ecco, con quel disco là, che è uscito nel 21, abbiamo fatto il quinto posto in Inghilterra, il primo posto in Polonia e il secondo posto in Francia. Cioè, diciamo che mi sto un po' più dedicando all'estero, per un semplice motivo, te lo dico Massimo, perché purtroppo la dance... In generale la discografia, ma la dance in particolare negli ultimi tempi in Italia sta trovando un momento veramente molto brutto, molto brutto, molto brutto. Voi per questo benedetto Covid, benedetto, maledetto Covid, voi per la chiusura delle discoteche, voi per la, diciamolo, non bravura dei DJ, voi per tantissimi motivi,
L'Italia, da questo punto di vista, veramente la dance è ridotta ai minimi termini, non si vende più, non si fa più niente, non si propone più niente. Mentre ancora all'estero qualche cosa si fa ancora di buono, sia nelle produzioni, sia nelle classifiche, nelle vendite, non come una volta, però c'è qualche cosa di bello ancora. E infatti, vedendo questa cosa qua, ho detto io, guarda, o mi dedico all'estero, quindi facendo le cose, delle produzioni che possono confrontarsi, perché all'estero se non fai delle belle produzioni non ti guardano neanche, parliamoci chiaro. E questo è stato anche un motivo per cui, ripeto, in Italia uno con due computer e uno studiolo a casa pensa di fare i dischi, e non si fa così, perché i dischi bisogna saperli fare. E quindi è chiaro che non si hanno più considerato all'estero. Invece adesso, grazie a Dio, da un anno a questa parte che mi sono rimesso, mi stanno di nuovo considerando e siamo di nuovo nelle classifiche. Te lo dico adesso perché proprio stamattina, l'ho pubblicato adesso sui social, la prima classifica inglese stamattina del 6 gennaio, Music Week, la prima classifica inglese, Music Week Club Chart, vede la più alta nuova entrata, un Bolero 3K, che sarebbe un disco degli MFX2, questi nostri che l'abbiamo fatto proprio stamattina, e ho detto, beh, se il buongiorno si vede dal mattino, quindi capisci, quando adesso vedo che all'estero, nelle varie classifiche, c'è ancora la new music, vabbè, insomma, è ancora una bella soddisfazione, non tanti ci riescono. Sicuramente, sicuramente. Bello, bello, bello. Comunque complimenti. E poi soprattutto la cosa che è importante è sapersi circondare da gente che ancora sa fare questo lavoro. Sicuramente. Noi lavoriamo con i Milk Bar, per dire, che sono dei ragazzi giovani, dei produttori DJ giovani, che sono veramente bravi e che sono quelli che si stanno mettendo in luce internazionalmente. Gli MFX2, i Field Project, per dirti, questi sono tutti nomi, gente nuova, ma che sa fare questo lavoro qua. Non mi metto a lavorare con gente che improvvisa, perché questo lavoro lo fa così. No, perché non vai da nessuna parte. Tutto qua. Sì, sì, certo. Come ha detto te, anche un mercato difficile come oggi, devi dare un prodotto di qualità. Non c'è mercato, oggi come oggi. Se fai un brano che può andare bene soltanto per l'Italia, è meglio che non lo fai, perché non va da nessuna parte. Sono d'accordo. Capito? Se non vai all'estero, che puoi cercare, non è sicuro, di entrare in classifica all'estero che ti considerano, è meglio che non fai più niente, basta. Ecco, tutto qua. Bene, Pippo, dai. Mi pare che ti ha raccontato un po' di tutto, no? Da sì, dai, è stato bellissimo. Io poi ascolto e ripeto, non sono un giornalista, un intervistatore, un esperto. Ma si vede che sono un fan che ama la dance, la musica, e che piace veramente condividere questa cosa con voi, che mi avete dato e ci avete dato tanto, tanto, tanto in questi 40 anni. Bravo. Allora Pippo, io ti ringrazio per la tua disponibilità e do a tutti l'appuntamento alla prossima puntata, perché ne vedrete e soprattutto ne sentirete delle belle. Un abbraccio da Massimo e da... Ciao Massimo, ciao a tutti, alla tua pagina, a tutti quelli che seguono. Ciao da Massimo. Too good to be true.
take my eyes off of you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, well then let me know that it's real. You're just too good to be true. Take my eyes off of you.
DJ innovator when it comes to scrap. Matching my style. Howdy. DJ innovator when it comes to scrap. Matching my style. Matching my style. DJ innovator when it comes to scrap. American Express. Howdy. American Express.
tutto il teatro Eschilo balla El Pam Pam con Cecilia Gale. Per Cecilia Gale su Pam Pam.